anche in questo caso i numeri ci confermano che siamo sostanzialmente nella direzione giusta. Nel frattempo si sta riaprendo la Liguria e l'Italia. Come sapete, ieri abbiamo dato ulteriori indicazioni e spiegazioni sul percorso di riapertura del Paese. Ho scritto oggi ai presidenti delle regioni confinanti per chiedere ovviamente di condividere quella ordinanza che abbiamo fatto ieri, che consente il trasferimento dei comuni limitrofi anche nella regione di fianco, per trovare solamente congiunti e parenti. Non appena questo l'abbiamo comunicato ovviamente al Presidente Rossi, al Presidente Bonaccini e al Presidente Cirio, non appena questa lettera ci sarà riscontrata, di cui abbiamo mandato copia anche alle prefetture interessate, sia sul lato della nostra regione sia sul lato dell'altra regione, ci si potrà recare con autocertificazione, in questo caso, cosa che non serve più all'interno del territorio regionale. Ci si potrà recare a trovare i parenti, purché vivano nel comune al confine ovviamente con la regione e con il nostro. Qualche giorno fa è stata la giornata della famiglia, e devo dire che un grazie di cuore alle nostre famiglie della nostra regione, che nel periodo del massimo picco dell'emergenza Covid hanno rispettato quello che è stato la fatica, l'impegno dei nostri operatori sanitari, e hanno anche sostenuto gravosi impegni nell'accudimento dei figli, per non parlare delle famiglie con disabili. In questi mesi hanno anche loro subito gli effetti di un lockdown molto, molto impegnativo per chi vive in una situazione di fragilità e di disagio. Ed è per questo che, contemporaneamente a quella che viene considerata la cosiddetta fase 2 o 3, l'attenzione deve essere massima nei confronti delle famiglie e delle disabilità. E stiamo avviando tutti i percorsi di riapertura dei centri diurni. Ad esempio, una delibera di oggi di Alisa, come vi dicevo già ieri sera, ha provveduto a dare un senso di riapertura progressiva a questi luoghi, ovviamente nel rispetto di quello che è il contenimento della diffusione del contagio, quindi delle regole prudenziali che gli enti gestori saranno dovuti a introdurre e a far rispettare, per cui si partirà con piccoli gruppi.